6 anni fa abbiamo cominciato proprio in questa piazza, la piazza di Marzamemi, Regina Margherita. 6 anni fa, il 2000, nasceva il Festival del Cinema Internazionale di Frontiera. Perché di frontiera qualcun altro l'avrà già detto e forse non lo diciamo più, ma soprattutto per ricordare che è per superare tutte le frontiere del cinema, della vita soprattutto, in un luogo in cui in certi casi la vita è anche difficile. In questa piazza, dicevo, tutte le sere per una settimana si riuniscono in modo, come dire, pensato e ponderato 1500 persone per seguire un programma di cinema. Io quando ho pensato a questa manifestazione 6 anni fa, indubbiamente era una sfida, perché qui non c'erano sale cinematografiche, c'era un pubblico soprattutto di passaggio, gli stanziali cosiddetti erano molto pochi. Adesso mi fa piacere vedere tutte le sere le 1000 sedie non solo vengono tenute ma trattenute. E quando io giocavo un po' enfaticamente un po' di anni fa dicendo siamo nella piazza che è la sala a cielo aperto più grande e più a sud Europa, mi sembrava un po' di quelle cose buttate lì, e dopo 6 anni devo dire che qualcuno me l'ha confermato, non soltanto in modo virtuale ma statisticamente, cioè avere 1500 persone a Marzamemi è proprio questo. Il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera ha visto l'incontro con la Dolceria Buonaiuto già da diversi anni. E noi abbiamo sempre lavorato non facendo pubblicità fine a se stessa, ma lanciando e cooperando con dei messaggi di natura strettamente sociale e culturale. Il Cinema di Frontiera ci offre questa occasione. È un momento che ha esaltato il territorio e che nello stesso tempo ci permette di evidenziare tutto quello che in questa fascia del Mediterraneo è possibile fare. Se ognuno di noi, ogni iniziativa viene agganciata alle più piccole o alle più grandi di esse, si riesce a costruire una rete che porterà sicuramente dei vantaggi, vantaggi non soltanto promozionali, ma vantaggi nella trasmissione di un messaggio forte che questo territorio riesce a dare e che ha sempre dato nel corso degli anni. Il festival negli anni è cresciuto, è giunto alla sua 6ª edizione. Quest'anno pensiamo di aver fatto il top, perché sin dall'inizio, dalla prima giornata, alla prima serata, c'è stata tantissima gente, un crescendo continuo, un programma molto nutrito, estremamente qualificato, estremamente ricco di proposte, bellissimi film in concorso, il supporto anche di tanti ospiti, sebbene noi non siamo in grado, come dire, di poter ospitare, di poter invitare attori, registi, ma sicuramente chi può ci viene a trovare con molto piacere e noi l'accogliamo con altrettanto piacere. Il festival offre tantissime occasioni di non solo di visione ma anche di chiacchiere, degli spazi, diciamo così, di divertimento e di intrattenimento. Quindi è un festival che serve sia a crescere cinematograficamente ma anche a crescere umanamente. Uno degli eventi speciali è stata la proiezione di un film di Brown del 1927, va bene, con Greta Garbo. A vedere questo film, muto, va da sé, accompagnato da un ensemble bravissima, va bene, di musicisti straordinari, sono rimasti a vedere questo film oltre 1000 persone. Io mi chiedo come questo sia possibile. Evidentemente nell'idea convenzionale che ci siamo fatti
del pubblico italiano che non amerebbe più il film, il cinema, c'è qualche cosa che non funziona. Marzamemi dimostra il perfetto contrario. Se si dà al pubblico l'occasione di vedere il cinema, se si dà al pubblico l'occasione di vedere anche il cinema più difficile, addirittura quello che non è più possibile vedere, un film muto del 1927, il pubblico accorre, diciamo così. Un ottimo lavoro, nel senso che col festival e grazie al festival molte cose sono cambiate, anche se non è molto chiara questa cosa, però credo che il festival abbia inciso molto a Marzamemi e anche molto al di là. Si parla di questa cosa a Roma, si parla a Catania, si parla a Milano e anche fuori dai confini nazionali. Adesso stasera per esempio c'è questo film muto, c'è la Greta Garbo col commento musicale dal vivo, che è una cosa eccezionale. Vedere per esempio artisti della levatura di Emidio Greco che guardano questo film con aria incantata è sicuramente motivo di orgoglio. Un'esperienza straordinaria, è nata dall'intuizione di alcuni operatori culturali, ha avuto il sostegno pubblico ed è diventata un'esperienza bellissima perché ha abbattuto quello che in genere è il confine tra chi fruisce della cultura e chi la produce. È una grande finestra che si apre sul Mediterraneo, quindi al centro dell'Europa. Un festival veramente completo, denso di tanti, tanti elementi, che merita veramente di essere ulteriormente valorizzato e potenziato anche con l'aiuto degli enti istituzionali a ciò preposti. Non capita sempre di vedere così una folla di spettatori attenti in una piazza dell'estremo sud italiano, una proiezione all'aperto e che addirittura a seguire riescono anche a digerire un film degli anni 20, un film di Clarence Brown con una splendida Greta Garbo e con John Gilbert. Per cui direi un bilancio molto positivo e credo che il festival possa fare delle grandi cose. Ho visto questa piazza per la prima volta e sono rimasto folgorato, come credo tutti. Poi ho visto una macchina per fare il cinema e ho parlato con l'organizzatore di questo festival che mi ha spiegato che è un festival dell'anima del cinema, cioè un festival senza frontiere che lascia aperto ad ogni tema. E questo è molto interessante, io credo che possono nascere dei capolavori e che la gente li possa apprezzare, altrimenti non sarebbe stato possibile, quindi uno scopo veramente nobile che avrà a mio parere un grande futuro, già mi pare che ce l'abbia avuto, ma che ne avrà uno ancora più grande. E che dire, sostenete questo festival perché è veramente una perla nell'ambiente del cinema italiano, credo, e anche per la nostra Sicilia.
Procurati un passaporto falso. Organizzati un alibi di ferro per la tua assenza. Semina tracce false. Queste devono essere le tue priorità prima di impostare il viaggio. Quello che vedete alle mie spalle è un proiettore 35 mm della Cinemeccanica, un proiettore che risale più o meno agli anni 30-40, di quelli che originariamente avevano un funzionamento a carboni. Poi successivamente è stato riadattato, quindi ha mantenuto l'aspetto originario, così del classico gobbo cinematografico, mentre tutto l'interno è stato completamente rimesso a nuovo. Il sistema a carboni è stato sostituito da una lampada a xenon, mentre chiaramente i meccanismi, che sono stati tutti riadeguati, ma funzionano sempre con il sistema 24 fotogrammi al secondo.
Kiss.